raccontare in modo creativo il valore dell'acqua per il territorio attraverso il complesso e a volte poco conosciuto mondo delle bonifiche. Ancora una volta il concorso che l'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna Urber ha promosso nelle scuole ha raccolto il consenso di centinaia di studenti, ma prima ancora ha raccolto un contributo fattivo da parte dei più giovani, alla consapevolezza di quanto l'acqua sia sempre di più un bene prezioso per la vita di ognuno di noi. Il concorso Acqua e Territorio offre anche quest'anno ai giovani bonificatori delle classi elementari e media regionali l'opportunità di confrontarsi con le tematiche riguardanti acqua, siccità, irrigazione e opere di bonifica, attraverso ideazione di progetti volti alla sensibilizzazione della cittadinanza. Proprio in questi giorni i singoli consorzi di bonifica per conto di Urber stanno raccogliendo le nuove iscrizioni. Intanto facciamo un salto nel recente passato scoprendo il valore dell'iniziativa, nelle parole del presidente Urber Massimiliano Pederzoli, e chi, tra i più piccini, ha primeggiato nell'ultima edizione della manifestazione, culminata con la premiazione svoltasi a Codigoro. Presidente Massimiliano Pederzoli, perché è importante questa giornata e avere questi studenti qua oggi dopo un'estate come quella che abbiamo vissuto? Direi per far conoscere ai giovani studenti e quindi alle nuove generazioni l'importanza dei consorzi di bonifica. Dopo un'estate come quella del 2012, con una siccità che non si vedeva da oltre 100 anni nella nostra regione e anche tutti i problemi che abbiamo avuto purtroppo con l'evento del terremoto, credo che i consorzi di bonifica, se c'era bisogno di un'ulteriore conferma, abbiano dato prova di quelle che sono le loro capacità e di quella che è la loro importanza. Adesso passiamo alle premiazioni. Prossime 24 ore sono previsti forti piogge. Si raccomanda di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Avere qua i bambini che conoscono gli impianti, li visitano, hanno fatto i loro lavori molto interessanti, molto simpatici. Credo che sia un motivo per educare le nuove generazioni alla cultura e alla tutela del territorio. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Questa è un'edizione straordinaria del TG Seconda M. Uno per tutti! Ce la faranno i nostri eroi? Linea allo studio. Sicuramente l'appello perché partecipino tutti, ma sempre di più tutte le scuole della regione al nostro concorso, è importante per i giovani che studiano conoscere il territorio dove vivono e come questo territorio viene tutelato.